Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Television, da Armando Garuffi. Come vedete abbiamo cambiato scenografia, ma anche perché stasera è una puntata veramente eccezionale. Devo dire che ho due amici, due ospiti che ci faranno vedere delle bellissime cose. Vi presento subito gli ospiti: Agata Giudice, ballerina. Ciao. In carrozzina, e Martino Florio, consulente sportivo per la disabilità, nonché istruttore di nuoto. Bene, noi siamo sullo stesso piano, ma io direi di partire subito con il primo dei firmati. Perché? Perché stasera diciamo che si sposano l'armonia e la forza sportiva, ma tutto senza barriere, senza alcun limite. Quindi cominciamo con l'armonia e guardiamo questo filmato. Bellissimo filmato, Agata. Dove eravate qua esattamente? Al teatro Nelson Mandela di Mister Bianco. Una passione che penso tu ti porterai da sempre. A me la danza è sempre piaciuta, ballavo anche prima del mio incidente. Infatti fino alla sera prima, ricordo questo, penso non lo dimenticherò mai, la serata prima di avere l'incidente ero andata a ballare a bel passo. E poi ho avuto l'incidente, insomma non ho più ballato ed ero convinta che non avrei più potuto farlo. Invece poi 3 anni fa, tramite un progetto fatto con la regione, mi è stato proposto di partecipare a questo progetto di danza in carrozzina e naturalmente ho accettato immediatamente. E da lì è iniziato di nuovo, perché è bellissimo, ballare è proprio una forza, io la sento dentro di me.
mi piace tantissimo, mi dà energia, voglia di vivere, mi sento di poter esternare le mie emozioni al massimo, è una bella cosa. E cosa provi esattamente nel momento in cui balli? Abbiamo detto che sì, esternare le tue energie, questa mi lascio andare. Bellissima, ti lascio andare, dimentichi qualsiasi allora, cosa. Allora, dimentico tutto. Allora, di solito sono una persona che vuole tenere le cose sotto controllo, quindi cerco di essere io a regolare le cose attorno a me nella vita quotidiana. Invece quando ballo è il ballerino che mi deve guidare, quindi mi devo lasciare andare alla guida dell'altra persona. All'inizio provavo anche lì a fare io i movimenti prima e lui, Agata, sono io che devo guidare. Quindi il bello è quello che a un certo punto ti rilassi e ti lasci andare. E questa è una bellissima cosa. Ma diciamo che praticamente la carrozzina, il mezzo meccanico è come se fosse una parte del tuo corpo. È una parte del tuo corpo. Infatti l'armonia, ho visto che tu hai ballato con un'armonia veramente... Si impara a gestire la sedia. Esatto. Perché la sedia alla fine sono le tue gambe. Senza certo. di quelle non ti muovi, no? Quindi non più le gambe ma le ruote. E con quelle puoi fare di tutto e di più. Poi sta ad ognuno di noi sfruttarle al massimo. Si possono fare delle cose incredibili con la sedia. Bene, e io fermiamoci qui. Si possono fare cose incredibili con la sedia. Così come cose incredibili, le ha fatte e le continua a fare lui, Martino Florio. Guardiamolo questo filmato. Sei Martino invidiabile, cosa non ha fatto quest'uomo? Avete visto questi filmati? Record mondiale di immersione ad aria. Immersione sott'acqua con carrozzina. Con carrozzina. Con carrozzina. Meno 51, giusto? Sì. 51 metri. Quella era l'end bike, si chiama end bike, quindi una bicicletta tirata con le mani. Da
Siracusa a Milano. Fatta lo scorso anno. Fatto l'anno scorso, quanto tra luglio e agosto. Partiti il 15 luglio e arrivati a Milano il 14 agosto. Poi hai fatto basket, nuoto, sì. La qualsiasi cosa. Allora, che cos'è lo sport per Martino Florio? Ma sicuramente è vita, è un modo per esprimere quello che hai dentro, quindi questa grande voglia, volontà. Io ho sempre fatto attività sportiva, ho avuto l'incidente nel 93, però ho iniziato già da piccolino a fare judo, lotta libera, e già a 16 anni incominciavo ad avere i primi risultati, i campionati italiani, e quindi bella esperienza. Poi mi ero un po' fermato a causa dell'incidente, ma subito dopo sono ripartito col nuoto, ho vinto 10 titoli italiani, e 7 volte sono arrivato secondo e 3 volte terzo nel nuoto. Poi è arrivato il record, e poi questa passione comunque per fare sport anche, per esempio l'handbike ti piace, perché è come se andassi in bagno, come fossi in moto, perché c'è proprio quell'aria che ti arriva in faccia, la guida del mezzo che ti porta, è una cosa fantastica. Poi comunque il mare e la subacquea è la cosa che mi piace di più, perché è nato qui sulle coste nostre, dove il fondale, diciamo, è abbastanza carino. Tanti anni fa era un po' meglio, ora un po' meno, però immergerti in mezzo alla natura. Ma subacquea. Mi toglie la curiosità, come ti è venuta l'idea di cercare, e ci sei riuscito, di battere il record mondiale di immersione? Ma per dire la verità, l'idea non è stata mia, l'idea è stata di Carmelo La Rocca, il mio istruttore di subacqueo, istruttore HSA, che prima mi ha trascinato, perché io pensavo di non poter, magari forse nuotare sì, ma scendere sott'acqua, prima facevo apnea, mi ha detto no, ti porto con le bombole sott'acqua, quella. Io un po' ero pauroso. Poi lui si è trasferito, prima stava a Viareggio, si è trasferito proprio in Sicilia, a Catania, mi ha detto ah, proviamo, e da lì è nata questa avventura del record di immersione. Ma non era comunque un discorso di fare un record, più che altro era di dare un input a chi sta a casa e non ha voglia di far niente, per dire guarda, stare a casa non serve, esci fuori, goditi la vita, perché essere disabili non significa essere una pianta, ma realmente sei una persona come tutti gli altri, quindi hai tutto il diritto di viverti la vita. Era quello il messaggio. Tu hai mai pensato, Agata, di fare sport oltre, o lo hai fatto? Attenzione. Allora, ho iniziato con il nuoto grazie a Martino, che ho conosciuto a Montecatone di Imola, dove mi avevano ricoverato a seguito dell'incidente. Quindi lui mi lasciò il suo numero di telefono e mi disse: quando poi ritornerai a casa, chiamami, che magari iniziamo un attimino a fare un po' di nuoto. E quindi ho iniziato con lui per un discorso terapeutico. Ho fatto il nuoto, però non mi piaceva, ma a me non piaceva neanche prima dell'incidente, mi ha sempre annoiato, preferisco gli sport dove c'è musica, facevo step prima, ho fatto ginnastica artistica. Diciamo che tu la musica ce l'hai dentro. Poco fa, sì. Prima di cominciare la trasmissione, uno dei tecnici ha cominciato a strimpellare un po' il pianoforte. E io ho iniziato a muovermi. A muovere, stava cominciando a ballare. Peccato che non ci siamo organizzati, sennò ti avremmo fatto fare. Mi mancava ballerino. Il ballerino, però, immagina la miseria. Non lo posso sostituire io perché sono troppo alto. Non è così semplice, diciamo. Lasciamo stare questo. Quindi, diciamo che tu sport l'hai fatto, hai cominciato col nuoto. Sì. Mi hanno anche accusato di essere pigra. Pigra perché mi hanno proposto diverse altre cose, tennis tavolo, basket, e io no, ma non vuoi fare niente. E la mia risposta è stata, così come prima di avere l'incidente facevo quello che mi piaceva, anche adesso che sono in carrozzina continuo a fare quello che mi piace. Per cui nel momento in cui mi è stato proposto di fare danza ho accettato immediatamente, perché era una cosa che mi appassionava, che mi stimolava. E quindi anche oggi, nonostante io sia seduta su una sedia, continuo a fare ciò che mi appassiona. E la danza per me è passione. Quindi diciamo che non c'è limite a niente. Assolutamente. Siamo noi che ci poniamo i nostri limiti. Solamente noi. Che sono più che altro e gli altri. E limiti mentali che altro. Eh sì, assolutamente. È vero? Sì. Perché abbiamo potuto constatare, e anzi a questo punto io mi rivolgo a Martino, che si può fare di tutto. L'importante è trovare la metodologia giusta. Subacquea, diciamo, sì. Basket, ciclismo,
Quali altri sport? Ah, mi sono fatto il parapendio. Ma parapendio no, avevo fatto col deltaplano, ma non ero io che mi portavano, però io ero trasportato. Quindi sei lanciato. Grandissimo. Mi piace lo sport a 360 gradi. Se tu dovessi scegliere uno di questi sport, che cosa preferiresti? Ossia, dice, io mi sento portato più per il vuoto, non so. Mi metti in difficoltà, perché a me lo sport piace. Io c'è il periodo che gioco a basket e poi poso la carrozzina da basket e tiro fuori l'end bike e incomincio a farmi le maratone. Poso l'end bike che arriva l'estate e incomincio ad andare al mare a fare le immersioni subacquee. Quindi in base ai periodi vado. In inverno andavo anche a sciare per 4-5 anni, appunto, sono andavo al nord a sciare col monosci, mi divertivo, lì c'era un gruppo di accoglienza praticamente che ci portava fuori a sciare. A me piace lo sport, basta che sia di fare attività sportiva e io parto, mi carico. Beh, hai mai pensato, a parte il discorso del record, di fare sport proprio a livello anche professionistico, specifico per portatori di handicap? Io qua abbiamo avuto per esempio Alecci. Io nel nuoto, nel 2000 se non ricordo male, ho fatto i tempi di qualificazione per i mondiali. Solo che logicamente ogni nazione può portare un tot di atleti e io non sono rientrato in quella rosa. Col tempo che avevo fatto alle nazionali a Bari, abbiamo fatto il resoconto, sarei arrivato settimo ai mondiali. Oltretutto non dimentichiamo una cosa, che stanno per cominciare le Olimpiadi in agosto, ma a settembre ci sono quelli paralimpici. Sono a seguire, ovviamente. Finiscono, sono a seguire, sì. E la tua giornata tipo, ecco, io sono, giustamente dice, non ci sono limiti, però a volte la carrozzina può anche limitare un po' in determinate cose. La tua giornata tipo qual è? Allora, diciamo che ciò che comunque ci limita effettivamente sono le barriere che gli altri ci mettono davanti. Allora, io sono sposata, ho casa mia, a parte una volta a settimana che viene una signora ad aiutare per le cose un attimino più particolari, per il resto faccio tutto io a casa, dal lavare, cucinare, stirare ogni tanto, quindi tutto quello, andare a fare la spesa, io vado da sola a fare la spesa, mi carico con una borsa piena fino al limite possibile e faccio tutto, quindi vado alla casa, al menage familiare, aiutata tantissimo da mio marito, e per il resto vado a fare attività sportiva, quindi le lezioni di ballo, quando ci sono le esibizioni. Adesso ho iniziato perché mi hanno convinta a fare anche tennis tavolo, quindi già mi sono data anche a qualcos'altro. Allora anche sono riusciti a convincermi. E quindi, insomma, sono sempre comunque in piena attività. Diciamo che non mi annoio. E questa è la cosa più importante. Ma non credete che ancora, però purtroppo nelle città ci sono ancora troppi ostacoli? Tantissimi ostacoli in carrozzina. Dicevo questo oggi ad un'amica, che quando una persona normodotata, quindi sulle sue gambe, diciamo, decide di andarsi a fare una bella passeggiata in un paesino della Sicilia, parte e basta, non si crea il problema se troverà un bagno, se troverà delle barriere, non se li crea questi problemi. Noi invece partiamo e ci dobbiamo creare il problema se troveremo un bar accessibile, se troveremo degli scalini che non ci permetteranno di fare la qualsiasi cosa. Quindi quelli sono i problemi. Un posto senza barriere ti permette di andare ovunque senza farti domande. Vuoi partire? Vuoi farti una passeggiata? Lo fai e basta, senza pensare a nient'altro. Noi invece dobbiamo farlo. Bene, allora, senti, però no, io sono convinto che adesso ti metterei a ballare qua dentro. Io mando, ecco, mentre prima di mandare a sorpresa il brano musicale in programma oggi, vorrei, e io sono convinto che qualcuno potrebbe anche essere tentato a chiamare in diretta, dare il numero di telefono, che è lo 095 81 88 692, che voi potete appunto vedere in televisione. Se qualcuno volesse chiamare, lo faccia tranquillamente, perché qua veramente c'è materiale per fare tantissime domande. E chiunque è curioso di fare attività sportiva c'è qualche dubbio, qualche perplessità, noi siamo qua anche per quello. Allora, io sono curioso adesso di vedere se Agata Giudice si metterà a ballare, perché il brano è molto bello. Sono i Coldplay con Him for the Weekend.
Dopo il brano dei Coldplay, eccoci nuovamente in diretta con Sport e non solo. E prima di rivolgermi nuovamente ai nostri ospiti, io vorrei salutare, non sono tanto abituato a farlo, però mi sembra il caso di farlo per due ascoltatori che mi seguono dal primo giorno, da quando eravamo solo sul web. Parlo di un saluto carissimo a Carmen e Mimmo di Trecate, provincia di Novara, che io ringrazio e saluto veramente cordialmente. A questo punto, Agata, dimmi. Hai ripreso a ballare anche poc'anzi mentre ascoltavamo appena sento la musica, parto. Il brano. Allora, so che voi fate tantissime iniziative in questo senso che riguardano questo mondo tutto particolare tra virgolette, attenzione, sì. Che poi è veramente normalissimo come tutte le altre cose. Le iniziative che state intraprendendo o che avete intenzione di intraprendere? Allora, abbiamo finito da poco con un progetto fatto nelle scuole, per cui abbiamo portato lo sport all'interno degli istituti scolastici, inteso come sport per disabili, naturalmente. Quindi è stata una bellissima esperienza, perché anche questi ragazzi all'interno degli istituti hanno potuto dedicarsi al tennis tavolo, alla danza come nuova attività sportiva per disabili all'interno delle scuole, al tiro con l'arco. Ed è stata veramente una bella esperienza, e adesso anzi inizieremo anche presso il Lido di Catania con un progetto Catania Mia, che si dedica sempre allo sport e alla disabilità, e quindi nuoto e canoa e danza sportiva. Bene, so che tu sei impegnatissimo in questo senso, Martino. Io mi ricordo che ti ho già incontrato quando avete organizzato al CUS Catania un campionato di calcetto a 5, sì, per ragazzi con disabilità intellettiva, però. Intellettiva in quel caso, però tu sei consulente dello sport per disabili e so che anche da parte vostra ci sono diverse iniziative. Ma noi comunque avremo l'1 di luglio, ci sarà a Villa di Bella, Via Grande, un incontro, più che altro una raccolta fondi con la fondazione di Angelo D'Arrigo per la costituzione di una squadra di basket in carrozzina, che poi farà molta promozione, come lo già un po' lo facciamo, quello di andare nelle scuole a far vedere lo sport, quindi far conoscere lo sport, diciamo, per disabili ai ragazzi, per così da farglielo conoscere, per magari, che ne so, ora ci saranno i mondiali di Rio, quindi magari i ragazzi lo guardano, hanno un po' quell'interesse. E poi invece il 20 di agosto ci sarà una serata da Cicastello, a Santa Tecla, negli anni passati l'ho fatta da Cicastello, ecco perché veniva così, e dove noi diamo un riconoscimento a chi ha fatto qualcosa per il mondo della disabilità, quindi premiamo chi ha avuto un'idea, un progetto, chi fa pubblicazioni, premiamo gli atleti che durante la stagione passata, diciamo, ha conquistato il podio almeno a livello nazionale, e premiamo anche qualche famiglia che spesso magari il figlio, i figli non possono dire grazie papà, grazie mamma per quello che fai per me, magari essendo così grave la disabilità non lo possono fare, e magari lo facciamo noi davanti a tutte le persone che sono lì durante la serata. Una nota che è, diciamo, purtroppo stona nella nostra città, e io vorrei un po' allontanarmi dal mondo dello sport per entrare in quello dell'educazione civica, è quello passo dolente. Parcheggi. Nota dolente. Dolentissima. Dolente. E quindi vorremmo un po' lanciare, come possiamo dire, un messaggio da questa emittente. Perché spesso e volentieri io ho fatto una specie di statistica. Vado a vedere quelli che sono i parcheggi per portatori di handicap, e al, diciamo, l'80% trovo posteggiate macchine. Senza pass. Che non lo sono per disabili. Senza pass. Assolutamente dove sì. Non c'è il disabile. A parte il fatto, per non parlare poi di pass contraffatti. Oppure del pass della nonna. Pass della nonna. Ormai, perché mi sono reso conto che nella nostra città ormai, la nostra città sembra diventata una città
strapiena di disabili. Sì. Perché veramente se ne vedono tantissime. Io non credo che siano tutte vere questi pass. E molto spesso e volentieri sono cose fittizie. Cosa ne dite? Allora, diciamo che tutto il mondo è paese, da un certo punto di vista. Non è solamente qui da noi a Catania. Purtroppo la mancanza di rispetto è un po' generale, un po' ovunque. Perché quello è il discorso. Rispetto, non rispetto solamente per noi in sedia a rotelle, rispetto per l'essere umano in generale. Se ci fosse questo, tutto andrebbe sicuramente meglio. Perché io giro autonomamente con la mia macchina e trovo i posti occupati o che li stanno occupando, ma non si preoccupi, 5 minuti soltanto, questa è la scusa più frequente. Oppure, perché poi ognuno si cura anche il proprio orticello. Io ad esempio mi prendo sempre la briga di, se io sono posteggiata e vedo arrivare una macchina, controllo che abbia il cartellino e quando magari faccio presente, mi scusi, guardi che questo è un posto per disabile, ma lei ha parcheggiato, quindi qual è il suo problema? No, il mio problema è che magari tra un attimo verrà un'altra persona in sedia a rotelle, vedrà il posto occupato e cercherà ancora un altro posto girando e girando, mentre se lei sposta lo sguardo dietro ci sono 10 posti liberi. Però siamo sempre là, bisogna trovare il posto davanti all'ingresso del supermercato, davanti all'ingresso del negozio, mai fare 10 metri in più perché poi ti stanchi. Ecco, è come se fossimo, scusate, ovviamente senza offendere nessuno, un po' tutti quanti disabili, perché il catanese... Io quello però lo chiamo... Dentro, il no, io sì. ne parlavo ieri con la mia fidanzata. Dicevo, ma se ci fosse i supermercati che tu entri con la macchina, magari con la testa, infili, metti pasta e ti esce la pasta, vai avanti, il pacchetto, olio, di zucchero. Non scendereste neanche la macchina, ti scende passi e fai la spesa così. Non mi pare una cosa comunque corretta. Da quanto punto notare, insomma, a Catania stalli per portatori di handicap ce ne stanno, tutti nei posti dei centri commerciali ce ne stanno una marea. Nei centri commerciali. Che poi c'è scritto comunque, se vuoi il mio posto prendi pure la mia disabilità. Io gliela darei volentieri e mi farei anche 3 km a piedi. Non apprezzano quello che quello hanno. Che hanno, sì. Ecco, e mettono in difficoltà chi c'ha un problema. Questa nota dolente, perché purtroppo è una nota dolente, bisognerebbe probabilmente, insomma, l'educazione civica si insegna a scuola, però bisognerebbe spiegare soprattutto che bisogna avere il rispetto intanto nei confronti di tutti, dell'essere umano in generale, ma in modo particolare a chi ha qualche problema in più. Ma noi quando andiamo nelle scuole, comunque facciamo gli incontri con i ragazzi, spesso lo diciamo questo, perché lo stallo per disabili è più grande, perché serve per l'apertura dello sportello poter caricare fare le manovre e caricare la carrozzina. Ci sono sempre i motorini, però diciamo noi sono delle cose che lo diciamo, a cosa serve lo stallo per disabili, perché è vicino, che non puoi farti la spesa e portarti 50 kg di spesa per tratti lunghi, non puoi spingerti il carrello, quindi sei costretto a caricarti la spesa. Mi prendo il mio scatolone, non faccio come lei con la busta, metto lo scatolo sulle gambe e carico. Farmi 300 ognuno metri. Ognuno ha il suo metodo, però la sostanza, sì, è la stessa. No, è importante raggiungere il traguardo. Assolutamente. No? Agata, qual è il brano che maggiormente preferisci? Noi abbiamo sentito poc'anzi un bellissimo brano musicale sulla danza che tu hai fatto. Ma hai un brano particolare che ti ispira e che ti fa danzare ancora meglio? Allora, sinceramente non ti so dare un titolo, perché la maggior parte dei pezzi sono tutti pezzi emozionali, quindi che hanno un messaggio, che sono romantici, oppure che hanno un ritmo molto forte. Non ti saprei dare un titolo, sono tanti. E poi molti sono in lingua straniera e non mi viene in mente adesso un brano così in particolare. Però, ad esempio, il ballo che avete visto poco fa, lo vidi anni fa con altre due persone, di cui lei era in sedia a rotelle e lui invece era all'impiedi. E questa musica mi ha sempre toccato. Tant'è vero che quando abbiamo preparato questo saggio sono andata a cercare apposta quella musica, perché ho detto un giorno vorrò ballarla anch'io, e ci sono riuscita alla fine. Quindi non ricordo adesso il titolo, ma quella è la musica che in assoluto proprio mi emoziona, tant'è vero che quando mi chiama mio marito parte quella suoneria. Quanto è importante, esempio. Sì, quanto è importante il ballerino in questo caso? È importantissimo. Io, questo è il mio secondo ballerino. Ho ballato con un'altra persona l'anno scorso,
bravissimo, una persona splendida anche lui, poi però è dovuto partire per lavoro, quindi ho dovuto iniziare nuovamente la ricerca del ballerino. Non è così semplice come per chi è all'impiedi. Ci sono tanti ballerini, l'uomo che aiuta la donna, comunque, che gestisce la donna nel ballare, quindi tu ti fai guidare dall'uomo. Farlo in sedia a rotelle non è così semplice. Molti dicono: dai, che ti faccio ballare io. No, perché non è che fai ballare una persona all'impiedi, devi gestire una sedia, devi capire quali movimenti si possono fare e quali no, per evitare che cadi all'indietro. E quindi abbiamo iniziato un nuovo progetto con Roberto, che è il mio ballerino attuale, che spero lo sia anche il prossimo anno. Perché è una persona veramente splendida, è un amico oltre che il mio compagno di ballo, e mi sono trovata veramente molto bene con lui, quindi speriamo di continuare questo progetto insieme. Questo invece è grand'uomo che è alla mia sinistra. Dimmi una cosa, cosa ti stai inventando? Cosa hai in programma? Qualche altra bellissima passeggiata in Dubai o altra avventura particolare? Mi è arrivata qualche proposta, però non so se andrò, se si farà, è una cosa comunque così futuristica, quindi non ci sto manco a pensare. La cosa che, lo dicevo anche prima, che mi preme organizzare, questo vorrei fare questa squadra di basket che faccia non solo l'attività sportiva, che possa essere un campionato, ma che possa essere proprio andarsi a rapportare con la gente, con le scuole, più una promozione diversa. Mi piace di più quello, mi piace più la promozione, fare del sociale. Sotto questo punto di vista, se riusciamo a metterla su, tra l'altro con la fondazione di Angelo D'Arrigo, potrebbe essere una cosa carina, anche perché Angelo D'Arrigo è stato secondo me un grande uomo, ha fatto delle cose, lui sì che volava, come si suol dire, lui sì che volava, quindi se magari avendo questo supporto loro faccio volare anche noi, perché no? Io invece vorrei farvi una domanda che probabilmente vi farà tornare un po' indietro nel tempo, però anche per aiutare quelli che possono vivere una certa esperienza. Naturalmente chi nasce con un handicap vive tutta la vita senza rendersi conto, diventa la cosa più normale. Voi avete avuto un problema di handicap a causa naturalmente di un incidente stradale. Purtroppo sono all'ordine del giorno queste cose, possono venire a chiunque. Assolutamente. E come l'avete vissuto voi questa esperienza? Ossia, è un passato remoto, ma potrebbe anche essere un passato prossimo. Nel senso che, ovviamente, una volta che avuto questo incidente e la menomazione che vi ha portato su una sedia a rotelle, su una carrozzina, io credo che l'inizio sia stata dura. Ma a chi dovesse capitare una cosa simile, come avete superato quello scoglio, quella grossissima barriera? Allora, io posso parlare per la mia esperienza, perché poi ognuno magari trova un modo diverso, e chi si appoggia agli altri, chi tira fuori la forza. Allora, assolutamente bisogna essere propositivi. Nel momento in cui ti si interrompe quel circuito, quindi tu, quella vita precedente cambia completamente. Il giorno prima utilizzavi le tue gambe per muoverti, il giorno dopo sei steso sul letto d'ospedale e ti dicono che non potrai più camminare. Io ho avuto la fortuna davvero di avere mia madre e mia sorella accanto e quello che oggi è mio marito. Mi sono stati vicino in ogni momento, i miei amici, ma soprattutto di mio sono una persona forte. Ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto. Nella vita bisogna sempre rimboccarsi le maniche e andare avanti, perché comunque la vita è bella e va vissuta in ogni suo aspetto a 360 gradi. Molti si lamentano del dito che gli fa male, dell'artrosi. Cioè, i problemi sono tanti, ognuno ha problemi. Anche io prima del mio incidente mi lamentavo, però bisogna sempre guardare chi è di fronte. Non puoi lamentarti con chi ha meno di te di sciocchezze. Bisogna rispettare gli altri e aiutarsi l'un con l'altro. Io vedo comunque la vita in maniera positiva, sono contenta comunque della mia vita.
una cosa sento e ho sentito da alcune persone in sedia a rotelle ed è una cosa che mi tocca ogni volta nel profondo, perché è una domanda che mi faccio anche io. Torneresti indietro? Immediatamente. Io sono contenta della mia vita, nel senso che comunque la vivo al massimo. Cerco di fare del mio meglio sempre e in ogni occasione, ma tornerei indietro immediatamente per quello che è rispetto per la vita, per la mia famiglia, per i miei cari. Correre sulle proprie gambe è una sensazione bellissima. Chi nasce con un handicap c'è nato. Non capirai mai la differenza tra avere e non avere più. È come chi nasce ricco e lo diventa. È più bello diventarci che nascerci. Esatto. Te la godi di più. Quindi in questo senso avere perso qualcosa che avevi sempre avuto sicuramente è un danno, non so se più grande, perché comunque ho vissuto delle belle cose. Chi è nato con un handicap magari non proverà mai quelle cose, ma se non le hai mai provate magari non ne senti la mancanza. Questo non lo so, posso parlare per quanto mi riguarda sempre. Bisogna sempre dare il massimo e io comunque ritorno indietro, tornerei indietro immediatamente, ma ciò non toglie che vivo al massimo la vita che ho oggi e che sono comunque contenta così. Martino, tu che cosa aggiungi alle bellissime parole? Ma io condivido quello che dice Agata. Io ho avuto l'incidente molti anni prima di lei e già questi ragionamenti li ho fatti tanti anni fa. Sicuramente nel momento che hai avuto l'incidente, o perlomeno subito dopo che ti ritrovi su un letto, la vita cambia totalmente, quindi devi riadattarti a un nuovo modo di vivere. Io per mia mentalità ho detto: o non vivo più o vivo al massimo. Le scelte sono quelle. Perché stare a casa a fare la larva non ha senso, mentre invece se sfrutto il massimo delle mie capacità, e l'ho dimostrato nella vita che uno può fare quello che vuole, insomma, ci sono, le mie potenzialità erano tante, le ho sfruttate, ho fatto delle cose belle. Come diceva Agata, tornerei indietro senza pensarci completamente, lo farei subito se fosse possibile. Non è così, quindi sfrutto al massimo le mie potenzialità, come dicevo prima, e cerco di andare avanti. Tra l'altro cerchiamo sempre di lanciare messaggi verso gli altri, lo dicevo anche prima, che si deve vivere la vita anche se si è disabili. Alla fine dei conti non è la sedia a rotelle che ti complica la vita, le difficoltà forse più che altro io penso non sono io disabile, ma è disabile chi mi rende tale, perché chi mi continua a costruire con barriere e gradini, non mette ascensori, non fa le rampe, il disabile è lui mentalmente e non io, che francamente mi ritrovo davanti a una cosa già fatta che non posso più fare niente per rimediare. Ma diciamo, e non so se voi siete d'accordo, che è più importante, si è più forti con la testa che col fisico. Assolutamente, sì. Perché molti, ripeto, sono sulle loro gambe, ma si lamentano di ogni cosa e non fanno niente. Chi non vuole andare in palestra, chi non vuole andare a lavorare, chi non vuole fare questo, chi non vuole fare quello. Io in sedia a rotelle faccio mille cose, cerco di farne anche sempre di più. No, ma c'è gente anche che non è in sedia a rotelle e fa delle cose straordinarie. Abbiamo a Catania Frisone, che è una dimostrazione che lui solo con la testa è un ricercatore nucleare, che credo che ce lo invidia tutto il mondo, quindi cosa vogliamo dire? Ecco, diciamo che è importante non solo non autocommiserarsi, ma non farsi neanche autocommiserare. È una cosa odiosa. No. Io ormai magari non ci faccio più neanche tanto caso, ma all'inizio una cosa che mi dava fastidio da morire, mentre passavo lo sguardo pietoso delle persone, oh poverina, io no, non no, mi poverina, sento e non sono poverina. Io 20 anni fa mi sentivo dire, tipico catanese, mischino, mamma mia, che praticamente mi scioglievo. Ma Di che cosa state dicendo? Cioè, è odioso. Sconosci cosa... Perché poi se parli con me, magari sono più forte di quanto forte sei tu. Cioè faccio più cose di quelle che fai tu e soprattutto le faccio col sorriso. Le persone si alzano la mattina, escono e sono buie. Allora, quindi... E noi le facciamo, noi le cose col cuore in mano. Quasi le cuore in a mano. Conclusione di trasmissione. Sì. Vogliamo dire che alla mia destra abbiamo, e questo tutto l'ho detto all'inizio, lo vorrei ripetere, senza limiti, in maniera normale. Allora alla mia destra abbiamo avuto la dolcezza e la femminilità e l'armonia. Grazie. Espresso dal ballo in carrozzina che abbiamo visto all'inizio. Alla mia sinistra abbiamo avuto anche la forza bruta, maschile, virile, di un uomo che è sceso 51 metri sott'acqua, ottenendo il record mondiale per immersione con carrozzina,
che si è fatto Siracusa-Milano in bike, che gioca a basket, che fa nuoto, che fa tutto quello che c'è da fare. Signore e signori, questa è la normalità. Vogliamo dire questo? Vogliamo concludere con queste parole? Io ringrazio tantissimo gli ospiti di stasera, ricordando Agata Giudice, ballerina e carrozzina, e Martino Florio, consulente sportivo per la disabilità e istruttore di nuoto. Con questo noi abbiamo concluso. Grazie a tutti per l'attenzione. Naturalmente l'appuntamento da Armando Garufi, da Globus Television, e per la prossima puntata. Grazie a tutti. Ciao. Grazie e buona serata.